Dal Palla Ferrarin di Braganze, buonasera da Fausto Pozzan. È domenica 12 novembre, Coppa Italia, Serie 2, girone di qualificazione. Tra qualche minuto l'incontro tra Braganze e Hockey Thiene. Incontro valido per la quinta giornata del girone di qualificazione. Pitano ospite, scarica l'indietro da Alberto Rigo, che va a cercare e trovare Andrea Poli dietro la porta di Giuseppe Tagliapietra. Gol! 20-35, subito in vantaggio il Thiene. Andrea Poli è uscito da dietro porta e ha colpito il possesso del 31 rossonero. All'indietro da Tommaso Battaglini, ragazzi, che gioca lungo le sponde in verticale. E qui il tiro, gol! Pareggio di Braganze, 22-05. Il tiro da lontano di Tommaso Volpe. A scambiare dietro la porta con Tommaso Battaglini. Ancora Tommaso Battaglini, azione insistita. E c'è l'aggancio. E c'è il blu. Quindi Alberto Rigo contro Giuseppe Tagliapietra. Tutto pronto. Alberto Rigo. Il gol. 2-1 per Thiene. 13-57 al termine. Quindi la conclusione di Luotti, murata da Cristian Costenaro. Il numero 6 ospite è il più veloce ad andare a recuperare palla. Ancora il gol. Il gol di Thiene. 3-1 Marco Mandarini. L'assist di Luotti. La rete di Marco Mandarini quando mancano 8 minuti e 11. Alberto Rigo ora dal Pra. Lo ha contrastato Davide Grazian. Lo ha ancora alle cerche la palla, però qui c'è Alberto Rigo. Rigore concesso dal signor Trevisan. Un fallo ai danni di Alberto Rigo. Luotti contro Tagliapietra. Gol! 4-1 Thiene. Braganze sta forzando le giocate, sicuramente ha accusato il colpo qui vicino a capitolare nuovamente. E qui c'è un tiro libero diretto, protestano i giocatori di Thiene. Fatto sta che nello sviluppo dell'azione c'è stato l'aggancio, il tiro libero diretto per Braganze, se ne incarica Tommaso Battaglini e non lo trasforma. E nemmeno in questo caso una grande parata di Nicola Comin. Braganze, Giovanni Tagliapietra col piatto del piede del pattino, scusate, Tommaso Volpe, la conclusione, il time out, e poi a rimbalzo Ettore Barbieri trova il gol. 4-2 Thiene. Le azioni individuali in questo secondo tempo più che l'azione corale, come ha fatto nel primo tempo, che ha concluso meritatamente in vantaggio. Il gol di Dal Pra. Il gol di Dal Pra. 5-2 Thiene. Riparte Thiene. Fasi non particolarmente apprezzabili del match. Poca lucidità da parte di Braganze per sperare nella rimonta. E qui c'è il cartellino blu sventolato a Tommaso Volpe. Si parte Alberto Rigo, la parata di Giuseppe Tagliapietra che respinge lungo. 2 minuti di power play per Thiene, quindi